con la pubblicazione della delibera per la progettazione tecnica ed economica del nuovo polo ospedaliero a Padova Est si comincia a concretizzare il percorso di avvicinamento per l'avvio dell'opera. Il cronoprogramma prevede ora per l'azienda ospedaliera di Padova capofila del progetto 30 giorni di tempo per indire la gara per trovare chi realizzerà il progetto preliminare che valuterà la migliore soluzione per costi e benefici. È un voler mettere, come dire, una bandiera importante in questo percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Padova, e quindi è una data che noi vorremmo, appunto, abbiamo voluto sottolineare. Questa prima fase ha un costo a base d'asta, mettiamo a base d'asta una cifra di 4.200.607,91 euro, quindi una cifra direi molto importante. La gara prevede che le fasi successive possano essere affidate allo stesso studio che vince questa prima fase. La progettazione prevede 4 fasi, dopo il preliminare, il progetto definitivo, quello esecutivo, la direzione lavori e l'affidamento dei lavori, e prevede un costo complessivo di oltre 35 milioni di euro. E quindi un percorso che io spero possa essere completato entro luglio, in sostanza, ecco, nella sua globalità. Comunque il prima possibile, rispettando chiaramente queste tempistiche, che sono tempistiche che il bando di gara ha posto in essere.